Ciao, sono Luca e in questo video vediamo una scheda per aumentare la massa muscolare di petto e tricipiti in palestra per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare, come sempre volendo evitando a parte un ciclo di forza muscolare che in molti casi potrebbe risultare non particolarmente piacevole e sostenibile. Semplicemente migliorerai la forza indirettamente aumentando i carichi del 5% ogni 2 settimane. Per quanto riguarda serie e ripetizioni, iniziamo con un 3x12, quindi 3 serie da 12 ripetizioni con delle pause brevi, attive, consapevoli, non oltre i 30, massimo 45 secondi, pause nelle quali allunghi e contrai i muscoli per sentire come stanno lavorando, così da migliorare l'ascolto di te in termini di connessione mente-muscolo e consapevolezza muscolare. Vediamo subito la scheda. Faremo 3 esercizi per il petto, 3 per i tricipiti, un plank alla fine per allenare il core nella sua interezza per la funzione principale che svolge, cioè la stabilizzazione, stretching, e la scheda è finita. Iniziamo con il petto. In questo caso puoi seguire la classica panca piana, piedi ben saldi per terra, la schiena deve assolutamente mantenere le proprie curve fisiologiche. Le scapole devono essere il più possibile addotte e depresse, poi si muoveranno per permettere il movimento, però tenderanno verso una posizione di adduzione e depressione, con i gomiti mantenuti vicino al corpo mai oltre i 45 gradi, con il bilanciere allineato con la parte bassa del petto. Le mani sul bilanciere sono poste ad una distanza leggermente maggiore rispetto alla larghezza delle spalle, comunque mai troppo distanti. Enfatizza la fase di contrazione quando estende le braccia, e in questa fase, volendo, puoi simulare il movimento di voler piegare il bilanciere, in questo modo portando quindi i gomiti più internamente, sentendo al meglio la contrazione del petto. Dopodiché enfatizza anche il tempo sotto tensione nella fase eccentrica o discendente. Passiamo quindi al secondo esercizio. In questo caso puoi eseguire una chest press, molto interessante ancora una volta per allenare il petto con grande efficacia. Valgono gli stessi principi visti in precedenza, mi raccomando le mani sempre allineate con la parte bassa del petto, con i gomiti mantenuti vicino al corpo mai oltre i 45 gradi. Se sei abbastanza avanzato, eventualmente puoi eseguire questo esercizio in piramidale, cioè aumentando il carico ad ogni serie successiva con una pausa attiva fra una serie e l'altra. Infine, come terzo esercizio per il petto, puoi eseguire delle croci con manubri, interessanti per escludere i tricipiti mantenendo quindi il focus a livello muscolare sui pettorali stessi. Mi raccomando, nella fase di contrazione spingi i manubri uno contro l'altro, così da enfatizzare per l'appunto la contrazione e lo stimolo fornito ai pettorali, resistendo quindi al meglio nella fase discendente. I manubri sono sempre allineati con la parte bassa del petto per l'intera esecuzione. Passiamo quindi ai tricipiti. In questo caso puoi eseguire dei dips dietro la schiena, molto interessante, corpo libero per cambiare un po' le cose rispetto al solito. Il corpo deve essere il più possibile vicino alla panca, la schiena mantiene le proprie curve fisiologiche, con le scapole il più possibile addotte e depresse, e i gomiti mantenuti vicini fra di loro, mai troppo larghi. Le mani sulla panca sono ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, e ovviamente attento a non aiutarti con le gambe. Quindi, come secondo esercizio, puoi eseguire uno skull crusher, in questo caso con bilanciere e Z. Assicurati che i gomiti siano mantenuti vicino al corpo per l'intera esecuzione, con un movimento ampio, lento e controllato, e enfatizzando entrambe le fasi. E infine, come terzo esercizio per i tricipiti, puoi eseguire delle spinte con mini bilanciere al cavo, sempre con la schiena che mantiene le curve, scapole addotte e depresse, gambe leggermente piegate, ovviamente eseguendo il tutto con tecnica impeccabile senza compensare un eventuale carico eccessivo con il peso corporeo. E enfatizza al meglio l'estensione delle braccia per sentire la contrazione dei tricipiti, resistendo quindi al meglio nell'altra fase, così da enfatizzare anche il tempo sotto tensione. Infine puoi chiudere il workout con un plank, molto interessante per allenare il core nella sua interezza per la funzione principale che svolge, cioè la stabilizzazione, quindi un po' di stretching e la scheda è finita. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!